Mentre PDL adesso anche Sandro Bondi è ministro della Repubblica. Sandro Bondi è ministro della pubblica istruzione. Ma non sai che hanno fatto ministro anche Roberto Calderoli, ministro della semplificazione? E hanno fatto ministro Alfano, Renato Brunetta, e hanno fatto ministro anche Bosch, ministro per la riforma. Ma come può essere ministro? Non si regge in piedi, ma come fa a far ministro quello? Ma fammi capire, ma come uno... Ma si promette di star calmo, hanno fatto ministro la Carfagna. Io ci vado. Pari opportunità, c'è cosa devi fare adesso? Io do io la Carfagna, io. Non mi sento. Concierge, sono un giornalista, cercavo un nano. Chiamami Berlusconi al telefono. Chi scusi? Berlusconi al telefono. Non c'è nessuno. Ma come c'è il telefono, io ti dico. Ah Silvio, io giù, ti avevo chiesto in parte cose un attimo, se puoi venire. Ma che minchia vuoi tu? Ma che sei Silvio? Ah Silvio, che fai? Cacenzo Biagi che fai ministro alla Carfagna, ma fammi capire. Viammelo di qui che ha fatto ministro la Carfagna, qui davanti a me, te voglio sentire di questo. E allora, ma come cazzo si fa a fare ministro la Carfagna? Se si rivolge al Presidente del Consiglio, ma che te Presidente di dagli del lei. Il lei si dà a chi se lo merita. E abbiamo conquistato il rispetto, il credito, l'ammirazione. Ah sì, te faccio vedere il giornale. Ma cosa ti rifuori il giornale davanti a questo qui? Questo ci rifà. C'è qualcosa che non va in questi giornali che stanno tutti dalla loro parte o no? Il Corriere della Sera, La Stampa, Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Il Messaggero. Sì, salve, sto cercando una persona che ci possa confermare delle nomine del nuovo governo. Sì, se mi vuoi richiamare aspetto qui e mi dice anche un dipendente. Io vorrei capire chi stai cercando di chiamare te. Ma come chi? Mi assicuro che hanno fatto ministro la Carfagna. E dopo che l'hai trovato, cosa ti deve dire? Ci deve essere pure qualcuno che ce lo conferma, no? Adesso io aspetto sulla telefonatina, dovrebbe essere indipendente suo, magari, che ne so, Mac buongiorno. Mac buongiorno? Un altro che... E cosa fa? Ma buongiorno ti lì, conferma? Dice lui, ma lascia perdere, vieni di là con noi a parlare meglio, vieni di là. Mi rispondo e vediamo chi è, no? Poi ne riparliamo, aspettate, pronto. Oh sì, salve, avevo chiamato adesso io per un personaggio Mediaset, non so chi mi può aver trovato. Mi ha trovato Mac Buongiorno, mi ha trovato Costanzo, chi mi ha trovato? Quindi mi ha trovato il giudice de forum. Ah, Santi Righieri? Santi Righieri vecchio. Va bene, veniamo subito. Dice che ha trovato Santi Righieri, dove mannare. Andiamo. Io però vorrei sapere cosa credi ci possa dire quello lì. Ti dico, se perdiamo tempo è colpa tua. Ammazza palle. Allora che cosa fa questo Santi Righieri? Ci vuole raccontare un po' di cose oppure preferisci stare zitto tutto adesso il tempo? Ti farei sentire la tua bella vocetta, faccio sentire come parli. Sospendo l'udienza e mi ritiro per deliberare. Ma che modi sono? Ma che fa spiritoso con me? Ma io ti sderumo, sai. Oh, sto di a te, io ti sdereno. Non puoi capire che... Capo? Che viene a parlare. Vengo un attimo, capo, non puoi capire quello che ti sta capitando. Ah, va bene. Capo, guardi, qui dai documenti ufficiali risulta che ormai è sicuro è stato fatto il ministro dei beni culturali Sandro Bondi. Allora è vero. È tutto qui. È stato fatto ministro dei beni e attività culturali Sandro Bondi. Di Pietro, Travaglio, Santoro, Beppe Grillo. Ma chissà se li rivedo più in televisione. La
La TV fa schifo. E io me ne vado. Fammi vedere se ce la c'è qualcosa. Oh, poi che altro? Ah, ma tanto ci rimetteranno Socci. Oppure quello di Londra coi capelloni, Masotti. Oppure qualcun altro. Avanti. Buonasera. No, ma non è ciao, che ho saputo che per primo piano allora butterà malissimo. La causa, secondo te, Mannoni, di tutto questo non si deve ritrovare. Diciamo l'antipolitica. Comunque non ti c'è sta angustia, sta su. Tutto questo, secondo lei, a chi giova? Ah, non lo so, mi vedrò i Simpson. Ciao, Manno. Buonasera. Mi scusi, mi scusi, ha saputo che hanno fatto anche la Carfagna, ministro, e anche Tremonti, anche la Russa? Ho saputo, c'è una politica l'altro giorno a casa di cose. E se governano 5 anni lei che fa? Me la piglio nel culo.